Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Ultra630 e oggi siamo qui su Destiny 1, i tre ricordati, probabilmente l'ultimo episodio. Devi diventare un alveare ascendente. Trova il cristallo che conteneva l'anima di Crota. Toland l'infranto ci guidò nell'abisso di Crota. Fallimmo, ma sopravvissi grazie ai frammenti del suo diario. Portali con te sulla luna. Ok, dobbiamo diventare degli alvei ascendenti. Ok. Tutto cominciò con Crota. Ma Crota era soltanto un servo di suo padre, mandato per estinguere la luce. La grande battaglia per l'anima del nostro mondo terminò in un massacro. Il figlio era morto. Richiamammo l'ira di Oryx. Distruttore della luce, corruttore della volontà. Solo un alveare ascendente può attraversare scismi. Per raggiungere Oryx, devi seguire i passi morenti di suo figlio. Devi diventare ascendente. Ok, ragazzi. Ti assicuro il diario di Toland. Mi ha aiutata quando ero nell'oscurità. Pronto a sparare, guardiano. Stai tornando nella sala dove tenevano l'anima di Crota. È lì che ho ucciso io Crota. E Oryx mi vuole morto. Cosa dobbiamo fare? Ruberemo un pezzo del cristallo dell'alveare che ha ancora tracce dell'anima di Crota. Così potrai passare attraverso il portale interdimensionale sull'astro corazzata e uccidere Oryx. Ho tralasciato qualcosa, Eris? Devi terminare prima che Oryx volga il suo sguardo verso questo regno. Buona fortuna. I diari di Toland contengono un'impressionante mole di dati. Dovrei leggerli. Fatto. Alcune parti sono a dir poco affascinanti. Un'astro corazzata protegge l'alveare dalla luce del viaggiatore. Nelle sue sale più profonde, la nostra luce sarebbe come un sole morente. Credo che Toland non fosse proprio l'anima della festa. A quanto pare. Se ci sono ancora schiavi, l'essenza di Crota persiste ancora.
arrivano schiavi da tutte le parti. Non ditemi che... Ah! È sparito. Credo che Oryx abbia preso un orco. Neanche Oryx può controllare un orco, a meno che non sia corrotto. Presto, mi serve un frammento del cristallo. Preso. Sapevo che ce l'avresti fatta. Contiene ancora un sussurro dell'anima di Crota? Che cazzo è? Secondo le mie analisi, è vuoto. Ah. Non importa. Torna da me, guardiano, e abbatteremo Oryx. Ok. Guardiano, stiamo perdendo. Guardiano, riesci a sentirmi? Eris? Kate? Credo che li abbiamo persi. Qualcosa sta bloccando il segnale e il transmat. Oryx! Parassita! La tua luce si spegne qui! Quanto troppo! Scappa! Ma chi è Tempest Run? Posso continuare a rianimarti, ma forse è meglio se scappi. C'è la mia calcagna. Eris, Cade, mi sentite? Nessun collegamento. Deve essere così che hanno intrappolato Eris. Magari Toland conosce una via d'uscita. Vabbè, dai, figli di puttana, oh! Corrotti ci hanno chiusi dentro. Fammi dare un'occhiata. Ok. Ma ci sono altri dell'alveare però. Scansione. Dai, scansione. Perché non mi fa? Ecco. Una volta le porte erano così semplici. Cerco nel diario. Sono convinto che i sigilli che racchiudono i più terribili orrori dell'alveare possano essere rimossi, rilasciando l'energia accumulata nei loro gusci sepolcrali. Ok, trova una scaglia sepolcrale. Presa. Ehi, una scaglia sepolcrale. Ricordami di fare una copia di questo diario.
poi? Guardiano, esci da quell'abisso. Ci serve quel cristallo o non troveremo mai Oryx. Guardiano, ci sei? Siamo riusciti a sfuggire. Allora il re dei corrotti cadrà. Portami il cristallo di suo figlio. Subito. È così che Eris mostra il suo apprezzamento. Ce l'hai fatta. Ottimo lavoro. Rubare da Rasputin ti condurrà in un mondo che non riuscirai a comprendere. Arrabbiata per la nave, ma abbiamo bisogno della tecnologia d'occultamento per superare i corrotti. E i codici che ci servono sono nel bunker della mente bellica. Come fai a sapere che Rasputin è in possesso dei codici? Li ho rubati già una volta. Ho usato l'ultima copia per creare il propulsore mimetico che hai distrutto. Ma stava comunque per scadere. Ma vabbè. Entriamo nella mente. Entriamo dentro il bunker della mente bellica. Dai. Ho avuto molta fortuna nel penetrare le sicurezze di Rasputin. Hai la stessa frequenza codificata con cui sono entrato io. Proteggerà il suo territorio. Oh mamma. Altre macchie interdimensionali. I corrotti sono qui. Cosa? Non è possibile. Abbiamo sigillato il complesso dopo l'irruzione di Omnigul. Kate, guarda che schifo. Oh, non ha un bell'aspetto. Ok, se ne vedi ancora, sparagli e basta. Non penso. Come ci sono arrivati laggiù? Che sia una grande scelta. Le restrizioni fisiche terrestri non si applicano ai corrotti. Beh, vediamo come se la cavano con i proiettili terrestri. Thank you.
c'ha la bandiera. Corrotti a trovarci così facilmente. Oryx deve odiarci veramente tanto. Ho ammazzato suo figlio, Gota, secondo te? Per il quale siamo qui. Ci servono quei codici d'occultamento. È stata la prima stazione a essere ripristinata dopo il crollo. In seguito, Rasputin ha ripreso il controllo sull'intera struttura. Ma è tutto cominciato qui. Magari Rasputin non si è risvegliato da solo. Guarda che io ce l'ho capito, boh. Bene, vediamo cosa riesci a ottenere da Rasputin. Speriamo di ottenere qualcosa di utile. Nel frattempo mi siedo. Questi criptosistemi seguono una logica incomprensibile. Non so se riusciremo a modificarli per l'utilizzo sui guardiani.
Come pensi che le lame danzanti abbiano appreso le loro abilità di occultamento? Se l'avanguardia è soddisfatta, possiamo finirla qui. Torna sulla luna. Ruba l'anima di Crota. Ok, hai preso il cristallo. Tutto quello che devi fare ora è riempirlo con l'anima di Crota. L'alveare è nel mezzo di una specie di funerale. Non un funerale, ma una cerimonia di trapasso. Preparano l'essenza di Crota per il prossimo regno. Giusto. Quando arrivi a questo funerale, Oryx starà osservando. Usa l'occultamento di Rasputin per superare i corrotti. Trova l'anima di Crota, prendila e poi via. Quanto manca di preciso? Quando le cantamorti inizieranno il canto, saprai che manca poco. Quello che sta cercando di dire è che non lo sa. Ma non ti preoccupare, terrò gli occhi bene aperti. E io proverò a non strapparteli come ho fatto con l'alveare. Ok, mi sa che la strada ancora non doveva comporsi. Farti notare. Vogliamo vederti tornare sulle tue gambe. Spettro, hai la frequenza? Ho anche le tue modifiche. Ce la faremo. Muoviti in silenzio, nell'ombra. Come la morte. Sono morto. Ah no. Speriamo funzioni. Occultamento. Non ti vedo più. Tu mi vedi? Non avvicinarti. Anche se non ti vedono, possono ancora fiutarti. Eris può rimpiazzare la sua nave. Noi non possiamo rimpiazzare te. Attraversa l'abisso. Entra nel loro regno. Scaglia sepolcrale. Fai attenzione, continua a evitarli. Spero che non ci vedano con questo. Mamma! Oh, mamma città! Credi che abbiano sentito? L'anima di Crota per il prossimo regno. Segui le loro grida. È proprio come quando vagavo nell'oscurità. Le loro maledette canzoni nell'aria, mentre Eriana soffriva. Raggiungi la tomba di Crota e prendi ciò che resta della sua anima. È pieno di tombe qui. Come troviamo quella di Crota? Bella domanda. La riconoscerai quando la vedrai. Custode. No, 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 no.
detto che l'abbiamo trovata. Ora, lascia che il cristallo si imbeva dell'essenza di Crota. Funziona. Quanta ce ne servirà per sembrare un alveare ascendente? Solo un sorso, ma rubane il più possibile. Qualcosa non va, siamo scoperti. Preparati al transmat! Esci fuori di lì! Dobbiamo prendere l'anima di Crota! Ne hanno abbastanza. Spettro, prepara il transmat! Non posso, è tutto corrotto! Non riesco a collegarmi. Sopravvivi, dobbiamo riuscire a tornare. Che devo sopravvivere. Ok, non ce la faccio. Ma dai, seriamente! Guardiano! Oh cacca! Vieni a me! Vieni! Là nel mare! Portami via, Eris! Mamma. Era il meglio che potevo fare. Ti ringrazio. Ti ringrazio davvero. Ci hai tirati fuori. Un trucchetto di Toland. Non esiste cosa che mi spaventi più dell'oscurità, ma non perderò un altro guardiano. Hai imprigionato l'ultimo sussurro dell'anima di Crota. Ora sta a te. Trova Oryx sull'astro corazzata e sconfiggilo. Sarà fatto.